Consigliere Pettinari, lei presenterà un'interpellanza urgente al Presidente della Regione Marco Marsilio per capire quello che sta accadendo nella sanità vestina, a riferimento in particolare all'ospedale San Massimo. Lei ritiene che ci siano delle problematicità per quanto riguarda il nosocomio vestino e della sanità in generale proprio nell'area vestina? Sì, ho dovuto presentare questa interpellanza urgente perché si sta continuando nell'opera di dequalificazione della sanità vestina. Nello specifico il distretto sanitario di base dell'area vestina, che abbraccia oltre 60.000 utenti dell'area vestina, sta vivendo una situazione di depauperamento, possiamo dire, perdita, carenza di personale cronico, mancano medici dedicati a medicina legale, riabilitazione, geriatria, pochi medici, poche ore a settimana, e tutto ciò causa un disagio enorme all'utenza, che è costretta alla presa in carico degli utenti e molto 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 lunga. Questo non va bene, bisogna subito ripristinare il personale necessario per garantire assistenza e qualità alla medicina territoriale del distretto di Penne. Si spostiamo nel San Massimo di Penne, l'ospedale che negli anni è stato dequalificato, depotenziato e declassato, nello specifico gastroenterologia, che è una delle più grandi eccellenze d'Abruzzo, sta continuando a perdere pezzi. È andato in pensione un medico, il medico che avrebbe dovuto rimpiazzare è stato lasciato su Pescara, quindi è rimasto un solo medico con poche apparecchiature, una situazione che fa fatica ad andare avanti a funzionare. Quindi io chiedo di ripristinare la dotazione organica a gastroenterologia e soprattutto di elevare il reparto a UOSD, unità operativa semplice dipartimentale con autonomia giuridica e funzionale. Purtroppo stessa sorte sta capitando a ginecologia, dove si sono persi due medici e addirittura sembrerebbe che l'ecografo, un macchinario, si sia spostato su Pescara. Quindi andando avanti così si rischia di chiudere questi servizi della grande sanità vestina. Io quindi in conclusione chiedo all'assessore, al presidente di regione, di riqualificare l'ospedale di Penne in un ospedale di base sede di pronto soccorso, con una propria autonomia giuridica, con un'autonomia, una pianta organica, con personale dedicato e con un direttore sanitario che ne guidi la funzionalità. Solo così si può ridare dignità a quel territorio che è già pagato tanto. Diano seguito alle promesse fatte in campagna elettorale, altrimenti io devo constatare che prima centrosinistra e oggi centrodestra si sta continuando a smembrare la sanità vestina, ai danni del popolo vestino, e questo non va bene, è troppo.